Si è parlato molto in questi giorni della colletta alimentare che si è svolta di fronte a un supermercato del centro città ad opera della Lega Nord di Voghera. Sappiamo che tutto ciò che è stato raccolto poi verrà distribuito, anzi è stato distribuito già in queste ore, alle famiglie esclusivamente italiane. Qualcuno dice è razzismo, lei cosa ne pensa? Vabbè, quella è una finalità, cioè un'attività che ha fatto, che ha diciamo portato avanti la Lega, la finalità in ogni caso è benefica, poi è ovvio che su tante questioni si sollevano critiche, ma per tante altre cose, quindi l'importante è che si faccia attività benefica. Ma il mio parere d'assessore è che chi comunque raccoglie per fare beneficenza poi lo può fare a seconda di quelle che sono le sue intenzioni, quelle che sono il suo pensiero, no? Però nel momento in cui si fa del bene non ci vedo niente di male, poi se loro hanno questa finalità è comunque una finalità benefica, per cui tanto di cappello alla loro iniziativa. Comunque si rivolge a gente meno abbiente, a gente che ha bisogno, per cui nel momento in cui ci si rivolge e si fa qualcosa per gente che ha bisogno, io credo che tutte le iniziative possono essere considerate positive. Non credo che loro abbiano fatto una differenza, hanno fatto una raccolta dedicata a una determinata tipologia di persone, come si può fare una raccolta dedicata ad altre tipologie di persone o come comunque chi vuole fare beneficio ha diritto a fare. Io non posso entrare, cioè siamo in un paese democratico ancora, quindi credo che possano fare la raccolta come ritengono più opportuno.